Buongiorno dalla TG2000, bentrovati, questa è l'edizione Flash, guardiamo insieme i fatti più importanti di oggi. Conflitto in Medio Oriente, sono state liberate per ragioni umanitarie due donne anziane malate, sono state consegnate al valico di Rafah tra la striscia di Gaza e l'Egitto, trasportate in ambulanza per controlli medici e si continua a trattare per altri 50 ostaggi con doppia nazionalità. In Israele gli ostaggi identificati sono ormai 222, ma tra questi, ha annunciato il ministro Antonio Tajani, non ci sono più gli altri due italo-israeliani dispersi, Nir Forti di 29 anni e Liliak Lea Avron, il cui corpo è stato identificato ieri, moglie di Eviatar Moshe Kipnis, dichiarato morto alcuni giorni fa. Prime incursioni via terra di Israele alla ricerca dei prigionieri degli jihadisti, ma il governo di Israele ha deciso di rinviare l'attacco di terra. L'ONU torna a chiedere un cessate il fuoco immediato per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Discuteremo del cessate il fuoco dopo il rilascio degli ostaggi. In Ucraina il Ministero della Difesa russo ha iniziato a reclutare donne per partecipare alla guerra in Ucraina nelle squadre di cecchini e operatori di droni, lo denuncia il media ucraino Ukrianska Pravda. Governo, l'esame del decreto energia è stato rinviato alla prossima settimana. Palazzo Chigi procede sul fisco in vista semplificazioni per le dichiarazioni dei redditi, tutte precompilate e integrabili secondo istruzioni online e tutte in scadenza al 30 settembre. Atteso oggi il via libera dell'Aula della Camera al DDL sul contrasto della violenza di genere. Il maltempo previsto a partire da oggi ha già investito il centro-nord della penisola. In Liguria, dove era stata diramata un'allerta arancione, ha colpito in particolare la Riviera di Levante, ma senza danni significativi. Oggi le scuole resteranno chiuse a Livorno, a Massa e a Carrara e nel Grossetano. A Firenze chiusi parchi, giardini e aree verdi. Il seggio che fu di Silvio Berlusconi va al suo ex braccio destro alle elezioni suppletive in Senato dopo la morte del fondatore di Forza Italia. A Monza Adriano Galliani ha vinto con il 51,46%, si è fermato al 39,53% il principale sfidante di centrosinistra Marco Cappato. Bassa all'affluenza, ha votato il 20% degli aventi diritto. Cronaca, vasta operazione anticamorra tra Campania, Potenza e Catanzaro. I carabinieri del comando provinciale di Benevento hanno eseguito stamane 14 ordinanze di custodia cautelare tra le accuse estorsione e spaccio di droga. In Messico, dove 22 persone sono morte, 12 di loro erano agenti di polizia, in tre diversi scontri armati in varie zone del paese, il più drammatico nello stato di Guerrero, dove gli aggressori hanno ucciso 11 uomini delle forze di sicurezza che accompagnavano un alto funzionario statale di cui al momento non è stata comunicata la morte. E oggi al Sinodo al Lavoro, la Commissione per la Relazione di Sintesi, i cui lavori saranno presentati sabato, mentre domani è attesa la pubblicazione della lettera al Popolo di Dio, già passata in Assemblea. A renderlo noto, nel quotidiano briefing con i giornalisti, Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione e presidente della Commissione per l'Informazione. Il 15% degli under 35 è impegnato in attività sociali. È uno dei dati che emerge dal rapporto Toniolo sulla condizione giovanile in Italia, grande sensibilità dei ragazzi ai temi ambientali, preoccupazione particolare per la casa e per il rischio di non riuscire a trovare lavoro. Calcio, serata Champions questa sera per due squadre italiane. Alle 18.45 si gioca Milano Inter a Salisburgo, mentre alle 21 il Napoli è atteso a Berlino, dove si gioca la qualificazione al girone. E verrà presentata oggi al Maxi la mostra dedicata a Iacovitti nei 100 anni della nascita del fumettista, l'incontenibile arte dell'umorismo, il sottotitolo dell'esposizione che sarà aperta da domani e sarà visitabile fino al 18 febbraio 2024.
Festival del Cinema di Roma, oggi è il giorno dell'esordio alla regia di Margherita Bui, che firma una commedia la cui storia prende le mosse dalla fobia dell'attrice per il volo. Atteso sul red carpet anche Renato Zero per la proiezione di Ciao Ni. Ed è tutto, vi lascio alla Santa Messa, il TG2000 tornerà più tardi a mezzogiorno in punto, grazie del vostro tempo e buona giornata.